Buongiorno ragazzi, come state? Tutto a posto, cari amici? Allora ragazzi, stiamo facendo simulazione esame CQC Merci scheda numero 29, ok? Perché abbiamo fatto da 1 fino a 28, adesso dobbiamo fare 29. Poi ancora dobbiamo fare tutti quelli che sono rimasti, perché consiste 120 schede, ok? Iscrivetevi, condividete i vostri amici, aprite il campanello, quindi. Poi non facciamo solo questi qua, facciamo anche battente B, facciamo C, facciamo CQC, tutti quelli che vi servirà e troverete qua, ok? Iscrivetevi, iniziamo subito il nostro quiz. In caso di guasto del tachigrafico, il conducente è obbligato a effettuare le registrazioni manuali soltanto se il viaggio è superiore a 7 giorni, soltanto che lì è falso. Obbligato sempre quando non funziona il tachigrafico. In caso di incidenti stradali, è obbligatoria la presenza di un agente della polizia per compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente falso. Non è obbligatorio che un agente di polizia presentare falso. Possono fare tra di loro, poi capito falso. Quindi i veicoli ibridi con motore elettrici e motore termici a benzina o diesel possono funzionare esclusivamente utilizzando il motore termico falso. Chiunque, avendo l'obbligo di registrare i periodi di guida ai sensi della normativa vigente, non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente è soggetto ad occultazione dei punti della carta di qualificazione del conducente, vero? Decurtazione. Ai fini della normativa sull'uso del tachigrafico si definisce riposo ogni periodo durante il quale il conducente non può guidare ma può svolgere altra mansione. No, non deve guidare né svolgere altra mansione. Falso. Con veicoli muniti della licenza in conto proprio possono essere effettuati trasporti perché alla guida vi sia un titolare o da un suo dipendente, vero? Trasportare prodotti alimentari è obbligatorio utilizzare veicoli rispondenti alle norme ATP e solo nel caso di alcuni derate deperibile, vero? Derate deperibile. Un veicolo si dice sottosterzante quando l'angolo di deriva dei pneumatici dell'asse anteriore è superiore a quello dell'asse posteriore. Vero, sottosterzante anteriore, sovraesterzante posteriore, vero? L'assunzione di alcol può determinare un senso iniziale di euforia, vero? Gli ADA, sistemi avanzati di assistenza alla guida, possono adattare la marcia del veicolo alla variazione della condizione della strada, dell'ambiente esterno, ma in caso di emergenza non possono intervenire in maniera autonoma per evitare una collisione. Falso. Nelle CMR, Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci, il vettore è responsabile solo degli addetti regolarmente stipendiati. Falso. Nel caso in cui l'attività di trasporto comporta saltuariamente la movimentazione di merci pericolose e potenzialmente biologicamente imbattente, non vi è l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale di BI. Falso, è obbligo. L'avaria del raddrizzatore di corrente dell'alternatore impedisce alla batteria di ricaricarsi, magari vero? L'accordo UE-Regno Unito non prevede il regime di licenza per il
Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare, vero? Non serve la licenza i veicoli danneggiati o riparare. Ok? Vero. Nel settore dell'autotrasporto sono frequenti la rapina a danno del conducente, vero? Il trasporto stradale di merci è la seconda modalità di trasporto utilizzata in ambito europeo subito dopo il trasporto marittimo. No, il trasporto stradale è la modalità di trasporto più utilizzata, non seconda, falso. Nella CMR, Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci, per ritardo si intende la mancata riconsegna delle merci entro il termine convenuto, vero? Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo, è opportuno ancorarlo alla gru caricatrice, falso? Il sistema ACC appare regolazione additivi della velocità, serve a mantenere automaticamente la distanza di sicurezza rispetto ai veicoli che procedono nella stessa direzione. ACC appare regolazione additiva della velocità. Secondo me è vero. Nella curva di coppia, il numero di giri corrispondente un valore vicino a quello della coppia massima coincide con quello di massimo rendimento, vero questo qua? L'esercizio del cabotaggio è consentito con l'obbligo di disporre di una sede o di un altro stabilimento nello stato in cui il trasporto si svolge, falso, non obbligo. Gli elementi frenanti producono una azione di attrito, vero secondo me. L'attività in regime liberalizzato, in regime liberalizzato previsto dall'accordo UE Regno Unito non deve rispettare i limiti temporali quantitativi e i veicoli da documentazione prevista per il trasporto in regime di licenza. Non deve rispettare, falso magari. Il Carnet Atta Convenzione Doganale per Temporanea Importazione Merci è un documento doganale internazionale istituito dalla Convenzione di Brussels nel 1961. È vero. In caso di situazione di emergenza, se si è in autostrada, è sufficiente attendere il passaggio del primo veicolo di servizio o di polizia stradale. Falso. I container e le case mobili hanno dimensioni e caratteristiche unificate su base internazionale, vero? Per ridurre l'emissione inquinante, il motore deve costantemente girare al massimo numero di giri. Al massimo numero di giri, falso. La normativa vigente in materia di durata massima di guida si applica per i trasporti su autobus o su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 svolti tra stati UE, vero? Un allobrioso digestione dopo un pasto abbondante può provocare sonnolenza al conducente, vero? Il transito tra due stati UE di tipo esterno è un regime doganale. Tipo esterno? Secondo me è falso, vediamo. La forza di inerzia non varia al variare della velocità del veicolo, falso. L'aumento della forza di trazione si può ottenere inserendo rapporti di trasmissione più alti, falso. La Slovenia è uno stato membro UE e interno allo spazio Schengen-Slovenia, vero?
L'ottimizzazione gestionale ed economica del trasporto delle merci è legata alla possibilità di scelta tra più modalità di trasporto, vero? Per correggere il sovraesterzo può essere richiesta un momentaneo sterzate verso l'esterno della curva sovraesterzo, vero? Sovraesterzo verso l'esterno. Sottosterzo verso l'esterno, interno, vero? L'ITS, sistema intelligente nei trasporti, è costituito da un sistema di controllo e regolazione ATMS, sistema avanzato di gestione del traffico, e da un sistema di informazione agli utenti, ATIS, sistema avanzato di informazione sul traffico, vero? Il carnet TIR non è applicabile ai percorsi cambinati in quanto presuppongono sempre una rottura di carico falso. La sigla ATB si riferisce a autorizzazione trasporto prodotti petroliferi, vero? No, ATB è petroliferi, falso. ADR, non ATB. La transizione verso una mobilità sostenibile e verde è favorita dall'utilizzo di veicoli pesanti equipaggiati con motore elettrico di trazione per il trasporto professionale. Favorita. Falso. Il compressore dell'impianto frenante olio pneumatico è comandato dall'albero della trasmissione, no albero del motore. Falso. La scelta di una marcia appropriata al carico del veicolo consente di diminuire il consumo di carburante, vero? La forza motrice viene in parte assorbita dai componenti meccanici dei veicoli, vero? Una lesione fisica che si verifica durante la manutenzione del veicolo è un infortunio sul lavoro, vero? Secondo la normativa ADR per veicolo tallonato si intende un veicolo il cui pianale nudo oppure non munito di sbonde viene coperta da un tellone per proteggere la merce trasportata, vero? Il danneggiamento all'apparato muscolo-scheletrico durante l'operazione di sostituzione di un pneumatico costituisce infortunio sul lavoro, vero? In caso di incidenti stradali è vietato scendere dal veicolo prima che sopraggiunga la polizia, vero? No, falso, magari, vero. Tu no, se succede qualcosa, tu devi segnalare gli altri veicoli che passano e devi salvaguardare tutto, ma non devi rimanere dentro il veicolo falso. L'attraversamento della frontiera con stati UE aderenti alla Convenzione di Schengen comporta sempre controlli doganali con limitazione di esportazione e importazione di beni di valuta. Falso, non serve niente. La prolungata esposizione alla fibrazione non produce danni alla salute del conducente se questi fa uso di antidolorifici. Falso. Le cinche utilizzate per fissare il carico sono ancorate al piano di appoggio del veicolo, vero? L'angolo di derive è causato da forze trasversali che agiscono sui pneumatici, vero? Quando si è stanchi, è obbligatorio viaggiare con il finestrino aperto, falso? La normativa internazionale ADR si applica al trasporto di merci alimentari. Merci alimentari, no, ADR. Merce pericolosa, magari. Falso. L'insonorizzazione della cabina di guida migliore viaggiando con i finestrini aperti, no, con finestrini chiusi. Falso.
Se il baricentro del veicolo risulta posizionato verso l'alto rispetto alla sede stradale, può essere compromessa la stabilità di marcia in curva, vero? Quando si assume un farmaco sedativo tranquillante, non bisogna bere alcol perché ne potenzia il loro effetto calmante, vero? Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo è indispensabile controllare frequentemente la pressione dei pneumatici. No. Falso. L'ottimizzazione del conducente non rientra tra i vettori cognitivi che sembrano influire maggiormente sulla condotta di guida. Falso. La transizione verso una mobilità sostenibile e verde richiede il ricorso all'applicazione dei principi dell'economia circolare, vero? Il conducente tramite il controllo a vista può accertare la viscosità dell'olio, falso. Viscosità. In caso di frattura della costole, è necessario mettere la vittima in posizione laterale di sicurezza. Costole, posizione laterale, secondo me è falso. L'assunzione di alcol può determinare aumento della capacità percettive, falso. Mannaggia. Periodicamente deve essere controllato il livello dell'olio del differenziale per consentire il corretto funzionamento delle impianto di lubrificazione del motore, falso. A bordo dei veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati deve trovarsi l'attestato ATB e non scaduta di validità, vero? Garantire l'efficienza del veicolo è necessario superare i limiti di velocità nel traffico urbano, falso. Il trasporto ferroviario rispetto a quello stradale è meno sicuro. No, falso, è più sicuro. Il coefficiente di aderenza aumenta se la superficie di contatto tra due corpi è bagnato. Falso, diminuisce quando è bagnato. Durante l'interruzione obbligatoria della guida, il conducente può bere una modica quantità di vino rosa, falso. Una modica, falso. Gli autoveicoli muniti di autopompe, ok, per calcestruzzo sono classificati per uso speciale, vero? La forza centrifuga non dipende dal raggio della curva che percorre il veicolo, falso. L'immigrazione clandestina coinvolge anche il traffico di esseri umani e può alimentare il mercato del lavoro nero, vero? Abbiamo finito? Quanti abbiamo sbagliato? 9? No, vediamo. 2 2 ragazzi, bellissimi ragazzi. Vediamo quali sono questi stronzi. 2 domande. Numero 30. Il transito tra due stati UE di tipo esterno e un regime dogonale era vero? Io ho scelto falso, ho capito. 39. Per la transizione verso una mobilità sostenibile e verde è favorita dell'utilizzo di veicoli pesanti equipaggiati con motore elettrico di trazione per il trasporto professionale. Ho scelto falso, invece era vero. Abbiamo sbagliato due. Ciao ciao.